È uscito un appello un po' particolare di una ingerenza positiva dell'Italia sulle elezioni greche, quelle che dovrebbero essere elezioni in Grecia. Cambiare la Grecia per cambiare l'Europa e quindi anche l'Italia. Perché avete lanciato questo appello e qual è l'obiettivo? Allora, innanzitutto noi abbiamo raccolto un appello che Transform Europa fa in tutti i paesi europei, di sostegno alla campagna elettorale per Syriza, perché pensiamo che l'elezione, diciamo, in Grecia riguardi non soltanto i greci, ma riguardino tutti i democratici europei. La trasformazione, appunto, dell'Unione Europea in un dominio dei mercati finanziari non è una cosa che riguarda soltanto i greci, e la vittoria di Syriza potrebbe aprire scenari nuovi anche per noi italiani, anche per noi francesi, spagnoli e portoghesi soprattutto. C'è chi dice che però una vittoria di Syriza in Grecia porterà a una rottura dell'area euro, con conseguenze pesantissime anche per un paese come il nostro, che ha un debito pubblico altissimo che deve essere finanziato attraverso nuovi debiti. E appunto questa è la questione. Noi crediamo che Syriza abbia centrato il punto, cioè quello di non porsi come la rottura dell'euro come il suo obiettivo, ma una rivoluzione interna dell'euro, cioè una assunzione di responsabilità da parte della banca centrale, da parte della la creazione di una conferenza sul debito che ridiscuta quali sono i termini, appunto, per ogni nazione di rimodulazione del debito stesso, cancellandone una gran parte. Voi pensate quindi che alcuni paesi si devono assumere il debito di altri? Cioè questa rimodulazione del debito è una cancellazione che dovrebbe essere pagata dai tedeschi, o no? No, in realtà le manovre fatte finora, anche i soldi dati alla Grecia per il pacchetto memorandum, hanno dimostrato che in realtà quei soldi sono destinati esclusivamente, o quasi esclusivamente, per il 93% alle banche tedesche ed europee che finanziano il debito. E quindi è un interesse che paghiamo esclusivamente alle banche e non ai cittadini europei, perché quei soldi vengono dati direttamente dagli istituti finanziari. E questa rimodulazione del debito è una cosa che è assolutamente necessaria, così come è stata fatta per la Germania nel 1953 dopo la guerra. Quindi non siete sulla stessa posizione di Salvini, che dice, e di Grillo, che ha lanciato addirittura un referendum contro l'euro. Molte forze stanno andando, insomma, in quella direzione. E voi come vedete queste posizioni di destra che contestano radicalmente la costruzione europea? Beh, c'è un elemento principale ed essenziale, che è quello della competitività. Cioè, io non credo e noi non crediamo che il ritorno a una moneta locale senza la dismissione dell'elemento della competitività tra paesi, e quindi senza un'assunzione di responsabilità europea nel disegno, per esempio, di un disegno industriale, una reindustrializzazione dei territori, possa essere risolutivo, perché si tornerebbe comunque ad un livello di povertà maggiore e ad un livello di competitività ancora maggiore, e questo non risolverebbe assolutamente i problemi delle persone che vivono nei nostri paesi.